Perché in open data? Perché dobbiamo incentivare la confrontabilità. Se io vado ad imbrigliare i bilanci in PDF, magari scansionati, beh, allora ci vuole qualcuno che si prenda la briga di dedicare molto tempo della sua vita a confrontare dei dati che di solito non sono confrontabili. Se invece è in open data, probabilmente basta realizzare uno script, ma qui, come dire, Roberto mi è maestro, e sarà molto più semplice farlo. Articolo 6 vi ricorda che voi siete tenuti a garantire la qualità delle informazioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui voi pubblicate sul sito dei dati e dei documenti, implicitamente ne certificate la conformità agli originali in vostro possesso. Cioè la pubblicazione sul sito è qualcosa che non solo deve essere fatta, ma è una cosa che una volta fatta comporta delle responsabilità particolari, cioè è come proprio se ci fosse una vera e propria attività certificatoria dietro quel tasto pubblica che voi fate. Ma la cosa ancora più interessante è che voi, ci dice il comma 2, il comma 1 lo leggiamo, assicurandole l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità di cui vi ho parlato. Ma la cosa divertente è che, conoscendo le amministrazioni italiane, il legislatore dice, visto che le amministrazioni dicono ma per fare questa cosa io ho bisogno di molto tempo, no? E quindi potenzialmente crea un alibi per l'inadempimento. Allora il secondo comma dice: l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può in ogni caso costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati. Quindi dovete farlo presto e dovete farlo bene. Punto. L'open data, l'abbiamo detto, articolo 7, per quanto tempo dovete pubblicare i dati? Tra un po' vedremo quali dati. Li dovrete pubblicare per almeno 5 anni, cioè li dovete pubblicare tempestivamente quando li avete, e dopodiché i dati della sezione amministrazione trasparente devono essere per almeno 5 anni nell'archivio corrente. Quindi immagino che voi dovrete avere questa amministrazione trasparente, avrete delle voci che sono tassativamente individuate dalla tabella A, nell'ambito di ciascuna di quelle voci probabilmente li dovrete catalogare per anno, perché altrimenti ve li perderete quegli atti, immagino un ordine cronologico ci possa essere. Dove lo dovete pubblicare? Lo dovete pubblicare in una sezione amministrazione trasparente che sostituisce, perché vengono abrogate, le precedenti sezioni trasparenza, valutazione e merito, operazione trasparenza e amministrazione aperta. Esiste un'unica voce dedicata all'informazione di trasparenza che si chiama amministrazione trasparente. Cosa dovete pubblicare? Anche questo è divertente. Dovete, l'elenco è nella tabella A e voi dovete replicare quella tassonomia, cioè non avete nessuna autonomia di cambiare i nomi delle voci o l'ordine. Potete, se non si applicano alcune voci, perché, tutela del paesaggio per dire, o strutture sanitarie convenzionate per dire, potete omettere la singola voce, ma per il resto, per quelle che si applicano, dovrete fedelmente riprodurre voci e sottovoci. Disposizioni generali: dovrete inserire il programma per la trasparenza e l'integrità, gli atti generali, gli oneri informativi per cittadini e imprese, poi ci sono tutte le informazioni relative all'organizzazione, organi di indirizzo politico, rendiconti, articolazione degli uffici, telefoni e posta elettronica. Particolarmente corposa è la sezione personale. Su questo ci sono già delle domande a cui risponderemo dopo, perché adesso devo assicurare, per dare tempo ai relatori che sono dopo di me, una trattazione il più veloce possibile. Incarichi amministrativi di vertice, dirigenti, posizioni organizzative. Non è colpa mia, eh. Io, se volete, vi dico quello che dice il legislatore, lo so che è difficile. Ha ragione, io posso riportare, se mi ascolteranno riporterò. In questo momento prendetemi come vostro consulente, provo a dirvi come possiamo farlo in modo sostenibile, questo posso provare a dire. Tassi di assenza, incarichi conferiti e autorizzati, contrattazione collettiva e contrattazione integrativa, ma poi andiamo avanti. Dati sulla performance laddove applicabili, i dati sugli enti controllati, attività e provvedimenti, sovvenzioni, contributi e sussidi che do, bilanci, beni immobili,
se pago dei canoni di locazione, se qualcuno paga a me dei canoni di locazione, servizi erogati, pagamenti dell'amministrazione, in quanto tempo pago i miei fornitori, ma questo l'indicatore di tempestività di pagamenti era una cosa che ci doveva già essere, e poi collaborazione con consulenti, bandi di concorso, controlli sulle spese e una serie di altri contenuti magari di scarsa applicazione, almeno questi, al mondo della scuola. Ovviamente io alle sanzioni dedico una sola slide, perché non mi piace fare terrorismo psicologico, però se vi devo fare un discorso completo ve lo devo dire che esistono delle sanzioni. E ripeto, mi scuso quasi a dovervelo dire, però sanzioni disciplinari per gli individui, sanzioni per responsabilità dirigenziale, responsabilità per danno erariale. Non solo, ci sono poi delle sanzioni per le organizzazioni, nel senso che previsto che se c'è un'organizzazione che non rispetta in modo strutturato questi adempimenti, io gli sospendo i trasferimenti che in qualche modo, se vogliamo, l'aiutano a vivere. Beh, diciamo che si tratta assolutamente di un lavoro corposo, complesso. Nella seconda parte io spero di riuscire a darvi, rispondendo alle numerose domande che sono arrivate, qualche suggerimento, indicazione pratica, anche se siamo in periodo di prima applicazione, quindi dovete sapere che così come vi state misurando voi, tutte le altre amministrazioni del Regno, pardon, della Repubblica, si stanno cimentando con queste norme, quindi come tutte le prime applicazioni. Io sono del parere che noi dobbiamo cominciare a fare le cose per gradi, è impossibile pensare che da domani mattina queste informazioni siano su tutti i siti, però è giusto che se io faccio una roadmap di quali sono le informazioni, perché molte di queste informazioni ce le avete già, probabilmente le dovete soltanto reingegnerizzare il sito web e dovete utilizzare un formato differente per pubblicarle, dopodiché potete lavorare su quelle che vi mancano. Io spero di non avervi lasciato molto perplessi come questo mio amico che ormai lo sapete mi accompagna nelle presentazioni e ovviamente per il momento cedo la parola agli altri relatori e vi ringrazio per l'attenzione.